Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Quest'oggi, come avete ben capito, giocheremo a SnowRunner. Ok, abbiamo una missione da completare, ovvero raccolto bagnato. Dobbiamo consegnare due mattoni, due assi di legno, una longarine. L'abbiamo già consegnata, quindi due mattoni. I mattoni dovremmo averceli già qua. No, queste sono longarine. Ok, andiamo a prendere i due mattoni. Stacchiamo il rimorchio. Freno a mano. Accensione motore. E si parte. Andiamo a prendere i due mattoni. Ora, i due mattoni, se non mi ricordo male, allora, noi dobbiamo consegnarli qua. Andiamo col mouse che facciamo prima, dobbiamo praticamente fare tutta questa strada qua. Quindi... No, 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 no. Ok, andiamo di joypad. Allora, qui c'è una strada. Ok, allora facciamo così. E tac. E andiamo qua in magazzino. Partiamo, vediamo un po' che cosa troviamo. È una strada che non ho mai fatto, infatti è nera. È ancora nascosta, diciamo così. Suoniamo, non si sa mai ci sia qualcuno. Non c'è mai nessuno. Purtroppo. Anche se ho avuto una piacevole discussione su questo gioco su YouTube. Sul video numero 2 che è uscito. Sulla puntata numero 2. E si è parlato appunto di... Sarebbe stato bello vedere un po' di mondo vivo, diciamo così, un po' di gente, qualcuno in giro che poteva passare, un po' di gente. Oh, ci siamo bloccati. Ok, sblocchiamoci subito, via. Sì, dicevo, sarebbe stato molto bello vedere... Non lo so, ogni tanto qualcuno che passava, una macchina in panne, o anche nelle città, nei paesini, un po' di gente. Diciamo, sarebbe stato veramente bello. Tanti alla fin fine non ci limita completamente il gameplay. Anzi, forse lo amplifica a livello di gameplay, perché sì, dai, c'è uno che sta camminando in questa strada, tu non puoi passare, devi aspettare. Oppure lo aiuti addirittura, no? Sarebbe stato abbastanza carino. Questo pezzo qui è devastante, soprattutto col nostro camion, che non è uno dei migliori, diciamo così. Abbiamo delle ruote veramente che sono slim, cioè neanche la Formula 1 c'ha queste ruote qua. Dai, dai, ce la possiamo fare. Anche se siamo passati. Il peggio è passato, eh. Vai, vediamo se riusciamo a cambiare. No, rimettiamo una. Ci agganciamo. Andiamo di verdicello. Sì, ci conviene. Ci agganciamo anche lì e ci tiriamo su. E stiamo passando senza carico. Quando avremo il carico sarà ancora peggio allora. Ok, vediamo un attimo, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Via di qua. Slittiamo un po'. Cambiamo un po' la visuale. Questo è l'interno. Se cambia anche le marce. Quando cambia le marce, usa i piedi? Vediamo. Tanto per curiosità. Vabbè, ok, proseguiamo. Mi sa che dovevamo prenderla esternamente, non internamente, vicino alle rocce, ecco così. Vai, 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 vai. E strada impervia, tra l'altro. Ce la facciamo, sì. Facciamo un po' di grip sulla roccia. Oh, 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 piano. Mi sono visto un po' ribaltato. Rabbrividiamo.
Ok, vai. È un po' lento, eh? Siamo in prima addirittura. Ha messo la seconda adesso. Piano piano. Piano, piano, via. Qua penso che sia abbastanza facile. Qui non è. Ecco, qui già diventa abbastanza difficile. Allora, vediamo un attimo. L'albero, cioè, questo è uno stagno completo, non ci conviene da questa parte qua. Incominciamo a mettere tutto, differenziale, 4WD, tutto, e marce ridotte. Passiamo di qua, sperando che riusciamo ad arrivare a quegli alberi lì. Così ci possiamo utilizzare il verricello. No, ci siamo già bloccati. Ok. Ci aiutiamo col verricello. Mi sa che siamo rimasti incastrati. Alberello brutto. Di qua ci possiamo agganciare. Qua forse era meglio dall'altra parte. Ah, ma questa cosa qua del freno a mano è una cosa brutta. Ok, vai. Perfetto, tiriamoci fuori. Facciamo un po' di grip qui. Vai. Vai, camioncino. Ce la possiamo fare. Abbiamo autonomia. 6 litri al minuto consumiamo. Vai. Non ti bagnare, motore. Perfetto. Perché ci abbiamo lo scarico in alto, quindi in teoria non dovrebbe fermarsi il motore. È proprio un pantano questo posto qua. Ma ce la facciamo solo col 4WD senza ribaltarci. Piano piano. Mettiamo le ridotte. E vediamo se riusciamo ad uscire da questo inferno. Vai. Marce normali. Vediamo il 4WD, ce la facciamo? Sì, ok. Wow. Quel passaggio lì è abbastanza brutto. Dobbiamo incominciare a cercare nuovi sentieri. Noi post. Ma siamo sicuri che andavamo a girare di là? No, è giusto. Eh sì, tra l'altro di qua c'è un posto per sbloccare la mappa. Allora, giriamo. Andiamo da questa parte qua. Senza 4x4 non ce la fa completamente. Si impasta, che è una bellezza questo camion. Vai. Vabbè, questa parte qua non ce la dovrebbe fare, dai. Vai. Qui dovremmo camminare abbastanza bene. Vediamo. Si slittiamo a bestia, però. Con tutto il fango che si alza è abbastanza carino. Qui la prendiamo sulla sinistra, altrimenti cadiamo nel burrone. Ah, pensavo che la sulla sinistra fosse meglio, diciamo. Invece mi sa che è proprio un pantano totale. Va bene. Ok, un po' di strada di velocità e un po' di strada asfaltata che non guasta. Ok, wow. Andiamo un po' più spediti. Ok, allora dobbiamo raccogliere, dobbiamo trasprenderci. Oh, un nuovo rimorchio, perfetto. Quasi quasi. Sono un po' indeciso se prendermi quel rimorchio oppure no. E portarmi altri due mattoni giù, per non farmi la strada due volte. E il problema è che se io mi carico troppo, rischiamo di non passare. Perché adesso noi da qui dobbiamo andare alla fattoria, quindi tornare indietro. Esatto. E per tornare indietro, ah, possiamo passare anche da qua volendo.
Noi abbiamo fatto il giro da lì. Qui cosa c'è? Una stradina. Quindi potremmo fare quella strada, andare di qui, lì c'è una pozzanghera, arrivare qui e volendo potremmo portarci i mattoni e posarli in garage. Non so se è una... se ce la facciamo, però ci possiamo provare onestamente. Piano. Vediamo. Il problema è che ci carichiamo troppo, secondo me. Però ci proviamo. Ok, collega rimorchio. Madonna mia. Ok, vai. E ci portiamo altri due mattoni. Gestione carico. Ah, c'è anche i blocchi di cemento. Ah, ok. Vediamo un attimo. Blocchi di cemento, ricambi per riparazione, longarine. Ah, qua c'è tutto praticamente. Quindi potremmo fare così. Potremmo prenderci un blocco di cemento. Però dobbiamo metterlo qua. E longarine ce l'abbiamo. E un altro blocco di cemento. Sì, dai. Proviamo. Madonna, mi siamo carichissimi. Proviamo. Vediamo un po' come va. Secondo me slittiamo a bestia. Facciamo il giro tondo. La camera purtroppo ogni tanto deficita. Allora, fino a quando siamo qui è tutto ok. Quando arriviamo nella parte dove c'è il fango ci saranno delle problematiche. 4x4 e andiamo. Camminiamo vicino ai pali, così possiamo... Sapevo io. Si è sbilanciato tutto a sinistra da solo. Infatti guarda come slitta, va. Dai, su. Il problema è lì. Ora, forse sto scegliendo una strada non idonea a questo mezzo, però è anche una scorciatoia, quindi in teoria ci dovrebbe agevolare nel viaggio. Vediamo, proviamo. Però non la vedo bene. La vedo un po' bruttina, vediamo un attimo. Io già vedo una salita e non so se ce la facciamo. Vedo che slittiamo come pazzi. Ok, ci siamo completamente bloccati. Sì, non si muove completamente. Vediamo se riusciamo a farlo muovere. Ci siamo completamente bloccati. Dai, su. Eh già. C'è qualcosa che ci trattiene. C'è una pietra? No, no, è proprio che non ce la fa salire. No, c'era una pietra lì, piccolina. Dai, dai, che ce la facciamo. Ok. Piano piano. Chi va piano va sano e va lontano. Vai col 4x4. Ok. Andiamo un po' sull'erba, giro largo. E in teoria dobbiamo andare a scendere. Quindi in discesa dovremmo farcela. Non dovrebbe esserci nessun problema. Però il problema è che alla fine di questa discesa c'è un problema. Perché c'è un pantano della Madonna. Allora, piano piano.
Evitiamo le buche. Cioè le buche, i sassi che ci bloccano in qualche modo. Tipo questo qua che è gigante. È giganto. Via. Abbiamo preso. Ora lì sotto è un problema. Piano, piano, piano. Uè, 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 uè. Che cosa è successo? Ah no, ok, ci siamo. Soltanto che siamo iper bloccati. Vai, vai. Dai che ce la fai. No, non agganciarti lì. Ok, aggancia verricello. No. Questo lo agganci qua, vai. Il problema è se c'è il palo quello lì che ci dà un pochettino fastidio. Mettiamo la retromarcia. Cerchiamo di tirarci fuori da questo disastro. Ok, allora c'è un trucchetto. Praticamente se noi agganciamo il verricello da dietro. Ah no, non lo posso. Sì, si può fare. Noi ci agganciamo il verricello non da questo qui. Vediamo un attimo, vediamo se riusciamo. Ci siamo bloccati, signori. Ok. Dobbiamo staccare il rimorchio, se no non ne usciamo più. Adesso siamo un po' bloccati. Ok. Molto bloccati. Agganciamo questo vericello qua. Ci siamo proprio incastrati, signori. Allora, vediamo un attimo. Se la retromarcia ci aiuta un po'. Sì, ci si aiuta un po'. Ci tiriamo un po' con il dietro del camion senza ribaltarci. Ok. Tiriamoci fuori. Perfetto. Via la retro. Perfetto. Adesso vericello. E ci prendiamo il carrello. Andiamo in retro. Collega rimorchio. E via. Tiriamoci avanti. Via. Agganciamoci. E vai. È stato un po' duretto quel pezzo lì. Perché ho messo il freno a mano? Ora cos'è che affossa? Adesso ci sarà sicuramente l'albero che ci dà fastidio. Abbiamo fatto un solco nel terreno terribile. Vai, vai. Siamo troppo pesanti. Troppo, troppo pesanti. Per questo posto qua siamo veramente pesanti. Troppo pesanti. Allora quello che ci possiamo fare è tipo... Un attimo... No, ok. Dobbiamo... Per forza di cose...
Ok. Ce la facciamo. Ok. Stacca rimorchio. Forse se stacchiamo il rimorchio, vediamo un attimo, un po' camminiamo, esatto. Purtroppo dobbiamo agire così. Facciamo molto meno fatica. Ok. Colleghiamo. Vediamo se adesso partiamo. Ok, no, fa fatica. È un po' dura, eh? Vediamo se riusciamo con questo a... Sì, ok, perfetto. Ci tiriamo avanti con rimorchio. Trucchetto che ci permette di andare un po' più avanti. Dai, che ce la facciamo. Siamo usciti? Quasi. Vai. Aggiriamo le pietre. Perfetto. Dovremmo essere dovremmo esserne fuori, ma c'è un problema. Non ci passiamo. Ergo, dobbiamo andare da quella parte lì. Mannaggia. E ci sono troppe pietre. Quelle pietre ci danno un fastidio terribile. Quindi agganciamo, vediamo un attimo. Questo dice no. Agganciamo. Sì, ci siamo ribloccati. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare questa manovra qua. Esatto, vai, 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 ok. Adesso abbiamo quelle pietre lì che ci danno un fastidio terribile. Che si sono messe sotto di noi e non ci lasciano andare adesso. Esatto, quello è il problema. Stacca rimorchio. Se riusciamo a girare. Adesso si mette pure a piovere. Bella lì, grande, grande, grande. Vai avanti un altro po', grazie. Perfetto. Agganciamo questo con questo, via. Dai che ne siamo usciti. Perfetto. Sì, ne siamo usciti. Filo della luce che ci dava fastidio. Sbagliato. E collega rimorchio. Vai. Andiamo un attimo al garage. Posiamo questo rimorchio. E poi andiamo alla fattoria e consegniamola questa. Ci siamo quasi. Così abbiamo un altro rimorchio pieno di roba. Vai piano, non ti ribaltare proprio qua sull'asfalto. Così abbiamo là le longarine. Non so perché ti viene di dirlo in un'altra lingua. Eppure italiano. Ok. Stacca rimorchio. E via, alla fattoria. Ora la fattoria... Sì. Allora, questo qui...
Usiamo il mouse per spostarlo. Si può spostare? No? Oh sì, tasto destro del mouse. Ok. Perché finora l'ho fatto sempre col joypad. Però il tasto destro del mouse sposti i segni a posto, diciamo così, nella mappa. Ok, andiamo di qua. Piano piano. 55. Non ci arriveremo mai a superarli. Ma c'è un po' di asfalto. E qua ci dovrebbe essere il solito pantano, ma questo qua non è un problema. Questo qua non ci ha mai creato problemi, a parte spaccare un attimino una sospensione, un semiasse. Caspita, siamo senza benzina. Me ne sono accorto adesso. Non ci arriviamo. No, non mi dire. No, dai, ci arriviamo. Togliamo il 4x4 e consumiamo di meno. Giriamo di qua. Vediamo se riusciamo a tornare in garage in tempo. Ok, scarico. È grande. Ok, fatto. Per andare a fare benzina, io vorrei bloccare anche sbloccare quella lì. Benzina. È un po' lunga la strada per. Mi sa che ci conviene. Non mi ricordo se il garage ci riempie la tanica di benzina oppure no. Perché in questo momento abbiamo. Consumiamo un botto. Non so se ce la facciamo, eh. Siamo già a 6. Stiamo consumando 10 al litro al minuto. 5. Fra poco si fermi, lo so. Vediamo se riusciamo a tornare al garage. 3. Si è fermata. Non c'è più benzina. Ok. Signori. Abbiamo finito la benzina. Grande, grande. Guarda, guarda come si inghiozza. Non ce l'ha più. Possiamo fermare il motore. Possiamo spegnere il motore. Dai, però abbiamo completato la missione. Siamo rimasti fermi. Bene, signori. Per oggi è tutto. Siamo rimasti bloccati. Ah, guarda, il personaggio segue la nostra testa. Ogni tanto si abbassa. Non so per fare, forse cerca di cambiare marcia. Abbiamo finito la benzina. Per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti. Spero che abbiate passato un po' di tempo in serenità e relax, come sempre. Siete mitici. Se volete supportare questo canale che è in crescita, iscrivetevi, lasciate un like, un commento, qualsiasi cosa. Vi risponderò nel più breve tempo possibile, ricordandovi sempre che siete amici. Alla prossima. Bye bye! Si è addormentato. Si è addormentato in macchina. Grande. Buonanotte.